Ci sono partite che valgono più dei punti che mettono in palio, lunghe attese che poi lasciano il posto a 90 minuti di emozioni, sofferenza e speranze. Ben ritrovati i vecchi cuori rossoneri all'ascolto e in visione da parte di Luca Brivio. Il futuro è oggi, benvenuti a Torino-Milan. Sia qui ruba un ottimo pallone, tutto solo Diego Sia contro Abati, il gol di Diego, 1-0 Milan, il gol d'opportunista, fondamentale. Parte benissimo il secondo tempo con il gol di Diego Sia. Giriamo su Bartesaghi, poi l'imbucata in area per il colpo di testa di Simic, la palla in gol! Zialamak in gol! Su assist di Simic, due difensori centrali che confezionano un bellissimo gol, un preziosissimo gol, un pesantissimo gol del Milan. 2-0 sul campo del Toro. Tiro dalla distanza che colpisce Camarda, possiamo andare con Ale Bonomi, 2 contro 0, torno 2 del Torino, Ale Bonomi la porta, Ale in area, il tiro di Ale, gol! 3-0! 3 gol del Milan, in un quarto d'ora! Prova a accelerare, pallone dall'altra parte per Dallavecchia, pallone in area di rigore, ora Savva sul sinistro, non tira, Ciammaglichella, la deviazione di Rever che si fa scappare questo pallone, non c'è fallo, ve l'ho detto che è lunga, bisogna star lì tranquilli. Gabellini prova a riaprirla per il Torino, minuto 62. Scotti nella sua partita da difensore aggiunto, centralmente il Torino prova a liberarsi per il tiro, Ciammaglichella, Muntu può andare a crossare, palla pericolosamente in area che finisce ancora in porta. Stavolta è dell'Aquila a segnare il gol del 3-2. 85esimo, non ci voleva, sarà un finale ancora più acceso. Uno degli ultimi assalti dei Granata, cross in mezzo, lo mette fuori il Milan. Calcio di rigore per il Torino al 94esimo. Al 94esimo calcio di rigore per il Torino. Intervento in ritardo su Ciammaglichella. Noah Rever, l'eroe della Youth League, contro Della Valle, la battuta e il gol di Della Valle. Ora manca l'ultimo minuto di passione, il Torino dal 3-0 è arrivato sul 3-3. Nziala va adesso al rinvio con il sinistro. È finita, è finita! Il Milan dopo 8 anni, con grande fatica, ma con grande orgoglio, torna a giocarsi i playoff del campionato primavera. I gol importantissimi per il Milan, quelli segnati da Sia, da Bonomi e da Nziala Makengo, che vogliono dire playoff. Da parte nostra è davvero tutto, un abbraccio, un saluto e sempre forza, vecchio cuore rossonero.